Il torcicollo, diciamo, meglio l'agopuntura. Senta, perché le ha detto in alcuni centri va bene la mossa e in altri invece l'agopuntura? In alcuni punti? Allora, innanzitutto, ma anche soprattutto a seconda della malattia, signora, è evidente che se l'agopuntura è una terapia fredda, la mossa è una terapia calda. Tant'è vero che hanno avuto anche origini parti diverse della Cina, no? Dove faceva freddo si usava la moxa, dove faceva caldo si usava di più l'agopuntura in origine. E di conseguenza, se lei deve curare una malattia da umidità o da freddo, userà la moxa. Se lei però deve curare una malattia da calore, userà meglio l'agopuntura. Quindi non è che in alcuni punti caldo. No, poi ci sono anche alcuni punti, perché ci sono alcuni punti, che naturalmente, per esempio, classicamente i punti antichi si dividevano in punti acqua, punti fuoco, punti legno, punti metalli. Certo che la moxa su un punto acqua me lo vedo, su un punto fuoco un po' meno. Non so se mi spiego. Quindi, siccome mi hanno dato ora avviso, signorina, che dobbiamo chiudere qui, sì. Se vogliamo stringere le domande, sì. Qualcuno ha qualcosa da dire? Si è capito il fatto di questo, nonostante c'è una base antica e olimpica di due metodi di due scuole, si è capito qual è il contrasto, che solamente è un contrasto farmaceutico tra la medicina inglese e la medicina occidentale. Cioè occidentale moderna, diciamo. Il contrasto sta in quello che vi ho spiegato, c'è cioè un errore fondamentale dell'interpretazione della chimica. Non c'è un contrasto, c'è proprio che la medicina moderna, la biochimica più che la chimica, perché nella chimica inorganica che tu cambi più col meno cambia poco, nella biochimica che tu mi dai uno ione di natura calda e gli dai una qualità fredda cambia molto. E quindi non si può parlare di un contrasto, si può parlare di una medicina che per via della sua esperienza millenaria ha pochi errori, una medicina moderna che per la sua scarsa esperienza ha commesso gli errori nell'interpretazione fisica dei fenomeni, anche per questo che la biofisica non riesce a decollare all'interno della medicina moderna. Allora, ci vediamo. Allora, un applauso.